Noi abbiamo realizzato due progetti, uno si intitola Leonardo alla carte e l'altro si intitola Mileo. L'obiettivo è quello di valorizzare la città di Milano, anche le parti più sconosciute della città, attraverso gli occhi di Leonardo da Vinci. I due progetti si basano su quattro tematiche legate agli studi principali di Leonardo da Vinci. Entrambi i progetti si sono rivolti a due target: il business travel, che viene a Milano anche per qualche ora e vuole comunque usufruire delle diverse opportunità di Milano, e il turista leisure, sia italiano che straniero, che visita Milano durante tutto l'anno, e abbiamo cercato di rivolgere a loro una serie di attività legate appunto a Leonardo da Vinci. Questo progetto si inserisce all'interno di una collaborazione che noi abbiamo con gli operatori del settore ed è la formula vincente, io trovo, all'interno del Master, che vede in aula sia accademici che operatori del settore. Da qua è partita l'idea, alla terza edizione dei Project Work di MTSM, di lavorare direttamente su un evento di grande richiamo, il 500° anniversario della morte di Leonardo da Vinci. I soggetti coinvolti sono stati Confcommercio, in particolar modo FTO, Federazione Turismo Organizzato, e poi gli operatori del comparto e anche il Comune di Milano, naturalmente. I 12 ragazzi del Master si sono riuniti in due squadre, hanno studiato che cosa offre la città di Milano e le città vicine a Milano legate a Leonardo, e hanno intervistato le principali associazioni facenti parte di Confcommercio, per cui i pubblici esercizi, gli albergatori, le guide turistiche e il turismo organizzato, per capire come coniugare le due cose, quindi esperienze su Milano legate a Leonardo, legate al mondo del turismo. Il nostro master è appunto organizzato dall'Università di Milano Bicocca, prevede una formula che vuole conciliare teoria e pratica. Infatti abbiamo 6 mesi di formazione in aula e 6 mesi di esperienza pratica nelle aziende. La caratteristica è la grande partnership con FTO, Federazione del Turismo Organizzato, che collabora su più livelli, sulla progettazione, sulla didattica. Un quarto delle nostre ore è fatto appunto da imprenditori e manager delle aziende, e sulla parte di stage e successivo placement, quindi inserimento nel mondo del lavoro. Siamo in conclusione della 6ª edizione e inizierà la 7ª edizione con scadenza il prossimo 13 marzo della presentazione delle domande di ammissione. I corsi inizieranno a fine aprile per poi tutto l'anno.